Ok. Avete riconosciuto The Mysterious Murasame's Castle e abbiamo anche il primo vincitore di questo giochino. Ma ora le cose si fanno ancora più difficili. Chi di voi, poracci, sa dirmi che gioco è questo? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, in particolare di quelli vecchi e schifati un po' da tutti quanti. Siamo ad agosto ed inizia la programmazione estiva del canale, e mentre rallenteremo un po' con i TG Poro, daremo sempre più spazio a approfondimenti e retrospettive. E quale modo migliore se non iniziando da una console che ultimamente sta vivendo una seconda giovinezza? Ah, la cara vecchia Wii U, amata da pochi in vita e venerata come oggetto di culto, oggi che non è più tra noi. Ma in questo video voglio provarvi a spiegare perché, ad anni dalla sua disfatta, l'acquisto della Wii U ha ancora perfettamente senso. Anzi, forse questo periodo è proprio il momento perfetto per recuperare la piattaforma. E attenzione che non si tratta di semplice collezionismo. Eh no, perché comprare oggi Wii U porta dei vantaggi che non si possono avere con Switch. Curiosi? Beh, fermi tutti. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un'iscrizione, mettete una campanella sul like dei social ed inseguite tutte le porotifiche. Avete capito, no? E se proprio vi sentite ispirati da questo tipo di video e ne vorreste vedere di più, potreste decidere di finanziare direttamente le mie produzioni diventando dei Poreon. Abbonandovi al mio Patreon, in cambio di un piccolo contributo mensile, avrete accesso a contenuti esclusivi come bloopers, dietro le quinte e live Poracce. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con lo scardinare un luogo comune purtroppo molto diffuso. Su Wii U ci sono ancora le esclusive. E come? È vero che gran parte della sua libreria è stata portata su Switch, e i titoli sulla console ibrida vengono spesso arricchiti con contenuti aggiuntivi e aggiustamenti che ne migliorano l'esperienza nel complesso, ma su Wii U ci sono ancora dei nomi che difficilmente verranno liberati dall'esclusività. Il più importante tra questi è senza ombra di dubbio Xenoblade Chronicles X, il secondo gioco della serie ad opera di Monolith Soft. Rispetto agli episodi numerati, entrambi arrivati su Switch, X ha decisamente un approccio differente e abbandona l'impianto story-driven tipico dei JRPG di stampo classico per immergere il giocatore in un vastissimo mondo esplorabile in una struttura di gioco che ricorda quasi un MMORPG. Non per questo è un episodio minore o da sottovalutare, anzi, il pianeta Mira è uno degli open world più interessanti dello scorso decennio e non è un caso che gran parte dell'esperienza del team si sia riversata nel supporto alla realizzazione dell'Hyrule di Breath of the Wild. Sono tanti poi i first party Nintendo che mancano ancora all'appello su Switch. Per citarne alcuni, Yoshi's Woolly World, apparso in seguito su 3DS, da molti è considerato come nettamente superiore al suo seguito Crafted World, ma proprio a causa della presenza di quest'ultimo su Switch, difficilmente sarà riproposto sulla piattaforma ibrida. Star Fox Zero, stracriticatissimo all'uscita, ha rappresentato la morte del franchise apparso per la prima volta su Super Nintendo, e la pessima ricezione nei confronti del titolo, unita a un sistema di controllo fortemente dipendente dal pad di Wii U, lo renderanno probabilmente un'esclusiva a vita. Superato però l'impatto devastante con il sistema di controllo, i giocatori più volenterosi scopriranno uno Star Fox di tutto rispetto, che non ha nulla da invidiare ai mostri sacri che lo hanno preceduto. Anche Kirby ha il suo gioco in esclusiva su Wii U, si tratta di Kirby e il pennello arcobaleno, altro titolo pensato su misura per sfruttare appieno il paddone. Purtroppo la natura sperimentale della produzione gli si è ritorta contro e alcune scelte di design, prima tra tutte l'impossibilità di giocare all'infuori del pad, non gli hanno fatto raggiungere le vette qualitative di altri titoli della serie, ma gli appassionati del brand non dovrebbero farsi sfuggire un'occasione del genere. Insomma, sono tantissime le esclusive che ancora oggi meritano di essere provate, e in questo video non le andrò ad elencare tutte, perché ai nomi noti si aggiunge una folta schiera di esclusive eShop e riproposizioni in HD che meriterebbero tutte di essere sviscerate a fondo. Chiudo questo primo punto però invitandovi a non sottovalutare esclusive party game come Nintendo Land. Ad esempio, questa produzione mette in luce tutte le incredibili potenzialità della Wii U e del paddone, che purtroppo non sono state approfondite e sviluppate da Nintendo stessa. Wii U aveva tutte le carte in regola per diventare la piattaforma definitiva per il multiplayer in locale,
grazie anche e soprattutto alle possibilità di multigiocatore asimmetrico impossibili da concepire su hardware classici. Il che ci porta al prossimo punto. Oltre all'esclusiva, infatti, ci sono tantissimi giochi che si avvalgono in modo intelligente delle potenzialità della console, rendendo così la versione Wii U di titoli multipiattaforma la più riuscita di tutte le conversioni. Prendete ad esempio Zombie U. L'ansia e la tensione dettate dal dover controllare mappa, inventario dallo schermo secondario senza la possibilità di mettere in pausa il gioco sono sensazioni che si andavano completamente a perdere nelle successive conversioni per console ben più popolari. Anche semplici implementazioni della mappa di gioco sul pad, viste in Arkham City, davano tutto un altro ritmo all'esplorazione durante l'avventura di Batman, ma in generale, come accennavo prima, era il multiplayer a giovare incredibilmente dall'impostazione a doppio schermo. Il multiplayer asimmetrico perfezionato con Nintendo Land trova tante diverse applicazioni su titoli multipiattaforma che si staccavano dal classico split screen. Ad esempio, i Call of Duty su Wii U permettevano a due utenti di giocare in contemporanea senza dividere a metà lo schermo principale, una conquista non da poco. Inoltre ci sono stati dei perfezionamenti di un certo livello. Wii Sports Club è una versione in HD del popolare sports game che ha fatto la fortuna della Wii. In questa riedizione però, disponibile anche in versione fisica, tutti e cinque gli sport sono stati adattati al Wii Motion Plus, è stato aggiunto il multiplayer online e anche integrati alcune concept di gioco, come quello del golf, intravisti per la prima volta nel trailer di presentazione della console. E anche un titolo come WarioWare, in gran parte riproposto all'interno della versione Gold per 3DS, presenta numerosi elementi di gameplay che non potranno mai lasciare i confini della Wii U, un altro party game che arricchisce l'offerta multiplayer della console. Senza contare poi tutti quei giochi che su Wii U presentavano contenuti esclusivi a tema Nintendo, una gioia per i fan della grande N. I più clamorosi sono sicuramente tutti i bonus presenti all'interno di Tekken Tag Tournament 2, a dir poco geniali, e in Sonic Lost World, che portava la fusione di Nintendo e Sega su livelli mai visti prima. Insomma, sebbene a livello di potenza bruta la Wii U arrancasse nei confronti delle sue rivali, c'era comunque più di un motivo valido per preferire alcuni giochi nella loro versione pensata per il paddone. Ma passiamo ora al vero punto a favore di Wii U, che eleva la console diverse spanne sopra rispetto all'offerta ludica di Switch: la retrocompatibilità con Wii e la presenza della Virtual Console. Questa è una differenza abissale che fa capire quanto Nintendo stia trattenendo il potenziale di Switch. Poche storie. Una Virtual Console come quella di Wii U espande a dismisura l'appeal che un sistema può avere sui consumatori, soprattutto se proposto da un'azienda come Nintendo, che può mettere a disposizione un catalogo sconfinato composto da capolavori del passato. La Virtual Console di Wii U dà accesso a oltre 30 anni di storia del videogioco che si sviluppano su diverse generazioni di console, e affermare che ce n'è per tutti i gusti è semplicemente riduttivo. Quasi tutte le console della grande N hanno parte del loro catalogo riproposto su Wii U, unica dolorosa eccezione è il GameCube. Se uniamo questo store del retro gaming alla possibilità di usufruire dei titoli Wii in retrocompatibilità e di giocarli in HD, Wii U è oggi il sistema definitivo per tutti i fan Nintendo. Il negozio digitale propone anche titoli di terze parti che hanno segnato la storia del videogioco, così come esclusive precedentemente mai arrivate in Occidente. Ed è semplicemente assurdo che Nintendo ancora non si sia decisa a riproporre un esperimento del genere anche su Switch. Soprattutto oggi. Eh sì, perché parliamoci chiaro, per godere al meglio di titoli di prossima uscita come Metroid Dread o Breath of the Wild 2, purtroppo non si può rimanere su Switch, ma bisogna per forza di cose rispolverare Wii U. Dread, ad esempio, è il quinto capitolo di una saga che arriva 19 anni dopo il suo predecessore. Si tratterà sicuramente di un gioco godibile anche se non si è giocato ai precedenti episodi, ma se mai venisse la voglia di recuperare la storia del brand, purtroppo Switch non offre questa possibilità. Su Wii U è invece possibile recuperare pietre miliari come Zero Mission e Fusion senza troppi sforzi, e guarda caso, dopo l'annuncio di Dread, sono tornati in cima alle classifiche dei download su Wii U. Zelda compie 35 anni e Nintendo decide di celebrare più di 3 decenni di storia solo con la riproposizione di Skyward Sword? Poco importa, su Wii U
troverete non solo le migliori versioni in HD di Wind Waker e Twilight Princess, ma anche praticamente tutti gli episodi della serie emulati nella Virtual Console. Ho fatto già un video a riguardo per quanto riguarda la sequenza ideale per avvicinarsi a The Legend of Zelda, ma un dato di fatto rimane: la Wii U è la console definitiva per recuperare in modo comodo, semplice e veloce una delle serie più importanti di Nintendo, cosa che purtroppo su Switch non è possibile. E per chiudere, non dimentichiamoci che questo è un canale poraccio. Wii U sta lentamente scivolando nella sfera del retro gaming e presto i suoi prezzi sono destinati a salire e di molto. Ma ad oggi la console è reperibile ancora a quotazioni umane. Su eBay infatti riuscirete a portarvi a casa una Wii U funzionante, completa di tutto quello che è necessario per giocare, anche a meno di 100 euro. Una spesa che fa impallidire gli oltre 300 per Switch base e OLED e si posiziona a meno della metà del costo del biglietto per portarsi a casa una Lite. Stesso discorso vale per i giochi. Sono ben pochi i titoli che possiamo definire rari, e anche di questo ho parlato in un video, ma si tratta di edizioni limitate o titoli di nicchia. Ad oggi il mercato di Wii U è ancora lontano dalle attenzioni dei collezionisti e di conseguenza anche degli speculatori. Aggiungiamoci il fatto che gli store oggi sono funzionanti, ma chissà per quanto rimarranno ancora attivi, e la conclusione è quasi scontata. Se volete recuperare una Wii U, fatelo oggi prima che sia troppo tardi, e sono sicuro che non ve ne pentirete. Quindi, poracci, questi sono i motivi per cui secondo me ha senso comprare oggi una Wii U e del perché in alcuni casi può essere una scelta complementare a Switch, se non addirittura qualcosina di meglio. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Ditemi, cosa amate di Wii U e secondo voi ha senso comprarla nel 2021? Come al solito vi aspetto nei commenti, perché sono proprio curioso di sapere la vostra opinione. Ne approfitto per ringraziarvi per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Wii, Michele Yu. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!